un centro medico moderno ed attrezzato per fornire soprattutto assistenza al personale della Guardia di Finanza. Il nuovo poliambulatorio regionale, avviato grazie ad una convenzione con il Policlinico Mater Domini, è stato inaugurato a Catanzaro all'interno della caserma Soveria Mannelli della Guardia di Finanza. Il poliambulatorio nasce dalla volontà di creare e dotare un centro medico di assistenza per il personale in servizio, i familiari e il personale in quiescenza. Abbiamo, il Comando Generale ha stanziato un fondo dedicato a questo tipo di iniziativa, la quale oggi ci ha portato all'inaugurazione di questo poliambulatorio medico, dove grazie a una convenzione con il Policlinico abbiamo la presenza di circa 10 specialità che sono erogate al personale dipendente, a persone in coscienza e ai familiari. Naturalmente questo poliambulatorio entra poi in un network, in una rete nazionale di poliambulatori che sono presenti in alcuni capoluoghi di regione, che ci consentono anche poi di affrontare problematiche più complesse, spostando la problematica su realtà diverse laddove necessario. Accanto al comandante regionale delle Fiamme Gialle, generale Guido Mario Geremia, il prefetto Maria Teresa Cuginotta, l'ordinario militare Monsignor Santo Marciano e il commissario alla sanità Guido Longo. C'è una rete nazionale e questa di Catanzaro verrà inserita in un circuito più ampio a livello nazionale per l'assistenza e il benessere del personale. Questa è una politica che il corpo sta portando avanti da diversi anni e il risultato è quello che abbiamo visto oggi con il poliambulatorio di Catanzaro. Abbiamo cercato di renderlo, di dare il massimo dello sforzo nel realizzare una struttura moderna, funzionale e adeguata a quella che è la realtà e alle necessità del personale. Nel corso della mattinata, Monsignor Marciano ha presieduto la cerimonia di consacrazione dell'altare dello splendido oratorio del Rosario, diventato così cappella della Guardia di Finanza.